Riccardo Gennaioli, funzionario storico dell'arte e direttore del settore di restauro tessili e cuoio, che è uno dei settori di recente costituzione, diciamo così, dell'opificio delle pietre dure, perché viene sostanzialmente organizzato in forma autonoma nel 1982. Le sue radici però affondano nella tradizione molto importante del laboratorio di restauro creato dal Fredo Clignon, un importantissimo restauratore di tessili e di arazzi. Negli ultimi decenni il laboratorio tessili si è dedicato a delle ricerche per la definizione di autonome e innovative metodologie di restauro che tengono conto, da un lato, di quella che è l'eredità tecnica del passato e dall'altro invece tengono conto delle più moderne tecnologie a livello internazionale, sia per la pulitura che per il consolidamento dei tessili. Il settore si occupa del restauro di numerose tipologie di manufatti tessili diversi per forme, dimensioni, materie, epoche e luoghi di produzione, provenienti dal mondo del collezionismo ottocentesco, musealizzati, generalmente piccoli e bidimensionali, a grandi elementi d'arredo laico e ecclesiastico, a costumi di scena, teatrali o cinematografici, all'abito storico. Il manto preziosissimo creato dalle manifatture lionesi della Grande Fabrique per l'incoronazione di Napoleone nel 1805 è stato appunto recentemente restaurato nel nostro settore grazie all'uso della tecnologia laser. Nel laboratorio di restauro tessili ci occupiamo non soltanto di tessuti propriamente detti, ma anche di manufatti di natura organica composti da altri materiali. Per esempio, in passato ci siamo occupati di reperti egizi composti di fibre di palma. Adesso abbiamo un nucleo di cuoi decorati e punzonati e un altro materiale di cui ci occupiamo sono reperti archeologici tessili. In questo caso sono composti di filati aurei che provengono dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Andremo quindi a analizzarli e poi a restaurarli. Questo costume di scena in questo momento è sottoposto alla fase di studio analitico per conoscere i materiali costitutivi, le tecniche esecutive e le ragioni del degrado. Queste vengono indagate sia con indagini inizialmente non invasive e soltanto in un secondo momento, se necessario a seguito di microcampionamenti con analisi microinvasive. La risposta di queste indagini d'analisi, cercate anche in sinergia col laboratorio e con il laboratorio scientifico dell'istituto, ci permettono di progettare e programmare un intervento conservativo coerente e rispettoso di tutti i valori cui l'opera è portatrice.